Prima di vedere la variabile error level, vediamo cos'è l'exit code. L'exit code, o codice di ritorno, è un valore ritornato da qualsiasi programma, o comando, al termine della propria esecuzione. Di default, ritorna 0 quando il programma non ha riscontrato alcun errore, viceversa, ritorna un valore diverso da 0. La variabile error level viene settata, ogni volta che un programma termina la sua esecuzione, al valore di ritorno, così da renderlo utilizzabile, ad esempio per stampare una stringa in caso ritorni 0. Prendiamo ad esempio il comando chkdsk, che serve per controllare il disco, al termine della sua esecuzione, può ritornare 4 differenti valori, come puoi leggere in video. Passiamo ora ad analizzare lo script che ho preparato per la lezione. Possiamo notare, in seconda riga, il comando checkdisk, seguito dalla lettera di unità da controllare, in questo caso l'unità dove è installato il sistema, e dal parametro F che approfondiremo in descrizione. Il comando, come abbiamo detto, ritorna un exit code, codice che controlliamo nell'if sottostante, in questo caso, a seconda del codice ritornato, stampiamo una diversa stringa. Vediamo ora come si comporta lo script, eseguiamolo semplicemente cliccandoci sopra. Come possiamo vedere, eseguendo lo script normalmente, il comando checkdisk ritorna il valore 3, che, come specificato nella nostra if, ci stampa il testo, impossibile controllare ora il disco, eseguire come amministratore o riavviare. Proviamo ora ad avviare lo script come amministratore. Ora, il comando checkdisk ritorna sempre lo stesso valore, come possiamo vedere dal testo stampato, questa volta però, riavviando il computer, partirà il controllo del disco. In questo caso l'exit code ritornato dal comando era sempre 3, ma, modificando lo script levando il parametro F, noterete che dopo l'esecuzione del controllo del disco, ci viene stampata un'altra stringa, dato che l'exit code è differente.